Buonasera a tutti e bentrovati su Focus 3.0 Mistero della Vita e ben arrivati in SOS per chi resta. Ben arrivati anche tutti i nostri amici sia di Facebook che di YouTube che inizieranno a seguirci in questo appuntamento mensile che abbiamo creato oramai da tanto tempo e che vede coinvolti non solo noi di Focus, che sapete, siamo molto attenti ecco, a certe tematiche, quindi SOS per chi resta vuol dire elaborazione del lutto, e quindi tutto quello che riguarda la fatica che noi facciamo nel momento in cui dobbiamo affrontare questa esperienza del distacco dalle persone a noi care. Quindi questo servizio di aiuto l'abbiamo creato in un rapporto di collaborazione insieme alla nostra Daniela, eccola, ben arrivata Daniela, buonasera. Stavo Buonasera. ricordando i nostri amici perché forse magari c'è anche qualcuno nuovo che non sa di che cosa stiamo parlando, vedo che stanno iniziando ad arrivare, ben arrivati tutti. E quindi stavo spiegando che è un servizio che è nato da Focus e poi l'abbiamo fatto in collaborazione. Inizialmente era solo con te, ma poi abbiamo coinvolto anche l'Università Popolare in Cor de Scientia e poi anche l'associazione di Tonglen. Quindi abbiamo creato questo triangolo di aiuto, di soccorso ed amore, potremmo dire questo, no? Perché tanto bene, no? Sta facendo questo servizio, che abbiamo messo su. Considerando che noi eravamo nati anche come Tonglen, come accompagnamento di presenza delle persone in lutto o alla fine della loro vita, e francamente abbiamo poi incrociato le dita quando il Covid ci ha messo un po' nell'angolino, no? Perché non potevamo andare a casa di persone. Certo. Insomma, per noi è stata una rivoluzione. Molti accompagnatori non hanno retto a questo cambiamento, perché gli sembrava di non poter fare più niente. E invece abbiamo tentato e abbiamo scoperto che siamo utili. Guarda, anche Focus ha osato in quel periodo lì dove tutto sembrava così displicente, che ha messo tutti quanti insomma alla prova. Beh, anche noi appunto con Focus in quella stagione lì era l'8 di marzo, 9 di marzo, quando è che abbiamo iniziato insomma a Prima. ballare. Ecco, era marzo del 2020, 9 marzo forse, eh? Sì, prima però il lockdown, sì, però il lockdown è iniziato lì a marzo, al 9 Sì. era. Ma prima abbiamo cominciato prima, noi E già siamo. voi avete iniziato No, prima, ma... con te, Ah sì, con te. avevamo iniziato già prima? Ah A sai che non mi gennaio. ricordavo? Brava, hai ragione, è vero, sì. Marzo, no, marzo erano No, no, ad aprile, anzi ai primi di aprile, è nata Lux, l'Università della Conoscenza, che io ho creato proprio per dare aiuto e sostegno a tutte le persone, per cui... Tanti nostri amici ricordano come alle 3 del pomeriggio tutti i giorni seguivano le lezioni della Lux ed è stato anche quello un modo davvero ecco, di supportare e di fare servizio, ecco, che non è stato facile ecco, per tutti, ecco. Però come al solito facendo e soprattutto facendo del bene agli altri si riesce a superare anche le proprie problematicità, no? Come dicono che quelli più felici sono quelli che fanno molto volontariato, no? Che si dedicano molto agli altri. Senti Daniela, ma questa sera vedo intanto salutiamo i nostri amici che vedo che stanno iniziando ad arrivare. Adesso controllo anche su YouTube e i nostri amici su YouTube per appunto non eccoci, siamo qua, vediamo e bene, grazie, un saluto ai nostri amici anche di YouTube.
Ecco, allora direi che questa sera riprendiamo dopo aver fatto una pausa di un mese, no? È da novembre, no? Che non ci vediamo con i nostri amici in diretta. Credo di sì, verso Sì. fine, abbiamo avere deciso di, l'abbiamo fatta forse a fine novembre, Abbiamo fatto fine novembre. non ricordo più, comunque per non andare a ridosso Del Natale, con ed è tutto Natale, quello. e poi ci siamo detti, e poi a gennaio appena c'è un'occasione, ecco. E iniziamo a fare, e così abbiamo fatto, insomma, quindi riprendiamo, bene abbiamo fatto con quella diretta, Daniela, e quella della Credo che sia stata utile quella precedente le feste natalizie per chi come gestire. non c'era, era come gestire, come reggere le feste che quando noi siamo felici e stiamo bene sono belle, meravigliose, ma quando abbiamo subito un lutto, una perdita, sono una tortura veramente. Perché, beh, ce lo possiamo immaginare, perché sono momenti che abbiamo fino a poco tempo fa passato con le persone che abbiamo amato e ancora amiamo, anche se non sono più visibili al nostro fianco, e quindi ecco, possono essere veramente dei momenti terribili, molto difficili. Quindi abbiamo insieme esplorato alcune possibilità per renderli non solo vivibili, ma anche belli, anche buoni, anche utili. No? E ecco, quella è stata l'ultima volta che ci siamo visti Io lunedì. devo dirti che ho avuto diverse persone che hanno ringraziato per quella diretta, perché hanno Beh, ricevuto dei sulla consigli chat, molto utili. Prego. anche sulla nostra chat di SOS per chi resta, Sì. che poi io immagino che poi tu metterai questa SOS per chi resta, la chat, come raggiungerla. Sì, l'aggiungiamo. Alla fine mettiamo tutte le chat dei gruppi che sono stati formati. Sì, non soprattutto quella, perché poi a partire Che è da lì. la casa madre, diciamo, Sì, quella, guarda, esatto, SOS per chi. dove arrivano tutti e poi piano piano scoprono che a seconda Vanno dei nelle lutti varie che stanze, hanno ecco. bisogno di guarire, ci sono delle chat Tante stanze, ci sono tante chat. dalle quali di solito partono poi gli accompagnamenti individuali, perché nelle chat tematiche si incontrano i nostri volontari. E quindi poi attraverso quello partono gli accompagnamenti individuali che sono sempre, ovviamente sempre gratuiti e sono tenuti da un gruppo di persone per ogni singolo che ne ha bisogno, perché il singolo pensa di essere singolo, poi scopre che invece non è l'unico magari in famiglia che ne ha bisogno, ci sono altri membri della famiglia che hanno bisogno, allora si allarga e poi comunque noi preferiamo sempre avere un gruppo di accompagnatori per una persona, che sia una persona che ha ricevuto una diagnosi infausta, che sia invece una persona che è in lutto, perché siamo appunto volontari e quello che desideriamo di più è che la persona di cui ci prendiamo cura non si senta mai sola, per cui avrà poi un punto di caduta dove tutti i suoi 4 o 5 volontari, sempre quelli che la seguiranno fino a che sarà necessario, saranno sempre contattabili in modo che non è mai sola. Ecco, noi stiamo cercando di creare questo. Ovviamente, da un lato c'è una facilitazione nel lavorare online perché abbiamo toccato persone di veramente, oserei dire, non solo di tutte le regioni, ma anche non italiane quest'anno. Mentre fin tanto che eravamo legati ad essere presenti per fare degli incontri di presenza, questo ovviamente era molto limitato geograficamente a dove noi siamo. E invece adesso è fantastico perché ovunque siete raggiungibili e ci potete raggiungere. Quindi Sì, questi questa sono i vantaggi della rete, eh? parte sì, Questi ci sono i sono vantaggi, l'azzerramento dei tempi e degli spazi, come si dice. Ecco. No, ricorderei comunque ai nostri amici che adesso scriveremo il link per entrare direttamente nella chat SOS per chi resta, che è appunto è una chat di WhatsApp a cui tutte le persone possono accedere, che sono che hanno bisogno di un sostegno, e poi, come diceva giustamente Daniela, noi abbiamo creato
dei sottogruppi, ecco, insomma, diciamo delle specializzazioni. Ecco, SOS per Cristo è la grande casa che ha tante stanze e ognuno ha delle sue problematicità in virtù di quella che è l'esperienza che sta vivendo. Quindi è nato SOS, ho perso un figlio, SOS chi è morto per Covid, SOS è morto un animale, SOS le morti perinatali. Insomma, abbiamo creato, no, questi spazi più diciamo sì, dedicati. Mano a mano che si presentavano i casi per certi sì, versi, sì, no? Sì. Ci siamo fermati a 5, adesso siamo a 5, che sono già un bel numero, direi. Perché comunque le persone che ricevono delle diagnosi in Fausto stanno vivendo con una malattia, ci contattano direttamente anche da SOS per chi resta. Certo. No, okay. Tenete SOS per chi resta come il riferimento principale. Come riferimento, esatto, anche per chi non ha una problematica di lutto, ma ha la problematica di perdita di alcuni aspetti di sé legati alla diagnosi infausta, no? Per cui perdo magari di autonomia, perdo di immagine che io mi sono fatta di me nella vita, mi sembra di perdere, no? Quindi è comunque una perdita, è comunque anche quella una perdita. E quindi in questo caso sono io stesso che resto, perché non sono ancora morto, sono ancora qui, ma dopo che ho ricevuto una diagnosi infausta non sono più esattamente nelle stesse condizioni di prima. Qualcosa ho perso, e quello che noi cerchiamo di fare è di aiutare queste persone a scoprire che cosa perdono, sì, ma soprattutto anche che cosa invece acquisiscono. Aiutarle ad accorgersi che acquisiscono anche delle cose. È che la vita cambia, ma non è finita e può essere addirittura più ricca di prima. Bene. Bene, direi che potremmo, vedo che i nostri amici sono già così parecchi, e quindi io direi che potremmo entrare un po' nel vivo di quello che è l'argomento di questa nostra diretta. Quindi il titolo è Le morti improvvise, ecco, quindi che è un'esperienza sempre molto sconvolgente, perché è una reazione, ci si ritrova di fronte a una situazione che in modo repentino stravolge tutto gli equilibri, ecco, della nostra vita. Quindi è un esercizio non facile da fare. Ogni tanto, non so se a te capita, Daniela, no? Ma a me chiedono, ma appunto, che cosa è meglio? Meglio una morte improvvisa, oppure meglio una morte per malattia, dove hai avuto un tempo anche per realizzare che, insomma, si va verso quella direzione? Ma verso quella direzione ci andiamo tutti, in qualsiasi modo, tutti quanti andiamo poi verso quella direzione che ci porta poi a un cambiamento. E non so per te, ecco, ma cioè, questo discorso. Credo di poter rispondere alla domanda di che cosa sia meglio, perché dipende sempre da chi fa cosa, certo, e come lo fa. A quelli che mi dicono: ah, io piuttosto che una lunga malattia preferirei morire nel sonno di botto, racconto spesso la storia di una delle prime persone che ho accompagnato, che era un uomo ancora giovane, aveva credo sui 38 anni, un figlio di 8, ed erano 8 anni che aveva il cancro. Erano tempi in cui, perché vi sto parlando di una cosa che è avvenuta svariati decenni fa, erano tempi in cui il cancro prevedeva soprattutto che ti tagliassero vari pezzettini, insomma, per cui le ablazioni erano tante, e lui ne aveva subite molte. E mi ricordo che un giorno, quando ormai la sua fine era vicina, lui mi disse: sai, io sono molto grato alla vita per questi 8 anni che ho avuto per prepararmi alla mia morte, perché ho potuto preparare mia moglie, mio figlio, lascio tutte le mie cose in ordine, non lascio nessun sospeso, no? Quindi per lui questa cosa, che per un altro sarebbe stata un incubo, no? Lui invece la viveva in questo modo. Per quelli invece che mi dicono: ah, io l'idea di una morte improvvisa mi terrorizza, no? Mi spaventa. Io dico: beh, ma siccome noi non lo sappiamo quando noi moriremo, come questo avverrà, non sappiamo quando, ragazzi, non ne sappiamo niente, insomma, non sappiamo quando. Non sappiamo. Ma pensa se lo sapessimo, sarebbe un disastro. Ma non lo so. Io tutto sommato credo che se almeno un po' sapessimo,
avremmo un pochino meno incoscienza e faremmo in modo di prepararci. Spesso quando faccio i corsi e seminari invito le persone proprio a fare un esercizio, no? Immaginarsi, potete farlo anche voi adesso se volete. Immaginiamoci di essere nell'anticamera del nostro medico e aspettiamo che ci consegni, che ci spieghi, che ci interpreti gli esiti degli esami. E improvvisamente veniamo chiamati dentro e ci viene detto che, ahimè, signora, lei ha solo 6 mesi di tempo, o se preferite, una settimana, perché anche quello può succedere. Ho conosciuto delle persone che si sono sentite dire Una settimana. una settimana. Sì. Allora io mi chiedo, in questa settimana, cosa farei? Intanto con chi parlerei? C'è qualcuno intorno a me in cui io posso raccontare, dire, spiegare, chiedere aiuto? Mi chiederei, le mie cose sono a posto o lascio la gente con dei grossi problemi? Il disordine della mia contabilità, dei miei dare e avere? Ho una cosa importante da trasmettere e non ho trovato nessuno a cui trasmetterla. No? Allora, e poi a chi lascio i miei animali, per esempio? C'è qualcuno intorno a me che potrà occuparsene? Ho fatto quel modulo che si chiama DAT e che il nostro ordinamento prevede, che ci permette di dire, con l'accordo di questa persona naturalmente, chi potrà decidere per noi se staccare le macchine, se questo, se quell'altro, come vogliamo essere inumati o in qualsiasi altro modo, voglio dire. Io l'ho fatto questo, ce l'ho un rappresentante in famiglia, fuori dalla famiglia, non importa, ma ce l'ho. Ho un amico con cui ho parlato di queste cose e trovo che abbiamo una identità di vedute, per cui so che mi posso fidare, che lui cercherà di far sì che le cose vadano come io voglio. Non come vuole magari un familiare, per esempio, se sono in disaccordo su come io vedo la fine della mia vita e quello che viene dopo. Perché la legge questo lo prevede, dovete sapere. Certo. Quindi bisogna anche, no? Allora, però, se noi siamo sempre nel rifiuto del parlare della morte e della fine della vita, arriviamo a sentirci magari fare una diagnosi brutta. E siamo in crisi perché può darsi che dopo non abbiamo più tempo o non abbiamo energia, no? O siamo presi dal panico. Allora, in questo caso, ovviamente, l'accompagnamento diventa una grandissima risorsa perché qualcuno mi prende per mano e mi aiuta a ritrovare una mia centratura, vengo aiutato nell'accompagnamento, non serve, cioè, serve anche a qualcosa, no? Proprio per questo. E vengo anche informato di cose che posso non sapere, non so cosa sono le cure palliative, non so come faccio ad attivarle, non ne so niente. Quindi anche questo, questa è la parte, come dire, più immediata e tecnica dell'accompagnamento, ma soprattutto, sempre citando quel signore di cui vi parlavo prima, quello degli 8 anni, no? Un giorno, proprio verso la fine, mi disse, sai, attraverso questo inferno uno ci deve passare da solo, ma c'è un'enorme differenza se intanto che tu lo attraversi qualcuno ti tiene la mano. E per me è stata questa cosa che mi fece, in quel momento mi commosse moltissimo, fu un incoraggiamento enorme a Andare continuare negli accompagnamenti. certo. A creare degli altri accompagnatori, aiutare altre persone che avevano lo stesso, sentivano dentro lo stesso desiderio di utilità a formarsi, no? Quindi ecco, poi vabbè, questo è un po' il resto è una Daniela, sì, storia. non pensi, Daniela, che comunque a monte, dico, non ci sia un aspetto, secondo me, molto importante, che è quello del rapporto che noi abbiamo con la morte.
della visione che noi abbiamo della morte. Cioè, direi che questa dovrebbe essere, come dire, un'educazione che parte dall'inizio, ecco, insomma, sin da Beh, quando c'è sì, il purtroppo rapporto. facciamo molta fatica perché giusto appunto siamo in una società che la nega. È questo, secondo me. La nega. Una volta la gente moriva in casa e poi il cadavere restava anche 3 giorni in casa, adesso se possibile non muore più in casa e sta dentro a delle stanze che sono piuttosto anonime, in fondo a un ospedale e così via. Cioè, c'è proprio una negazione e la morte, secondo me, ride di sottecchi perché più noi la buttiamo fuori dalla porta e più quella attraverso la realtà che abbiamo tutti intorno, pensate Certo. a queste molte morti o con Covid o di Covid e soprattutto morti, ahimè, vissute nella solitudine molto spesso. E quindi Beh, questo è stato l'aspetto più pesante. sì, ma È la stato l'aspetto più pesante di questa stagione che noi stiamo vivendo. certo, un La fardello morte in enorme. solitudine, quello È che dicevi tu prima. un enorme fardello anche per chi resta che si sente totalmente impotente nell'aiutare, nello stare accanto a un suo caro, perché non lo può fare, non gli è consentito. Quindi insomma, sappiamo che questo servizio di sostegno, anche per chi si trova in questo momento con delle persone care che sono dentro ad una struttura ospedaliera, lontane da loro, in uno stato di non comunicabilità, perché magari sono intubate, quindi non possono neanche parlare al telefono, voglio dire, no? Ecco, tutto questo ha bisogno di grande sostegno, di grande aiuto, per esempio il sapere che esistono delle meditazioni che possono essere fatte anche per questi nostri cari che sono apparentemente per noi irraggiungibili, beh, anche questo può Un grande aiutare aiuto, certo. molto ed è fondato, non è fondato su una roba del tipo mi sono svegliato stamattina, è fondato su un'antica tanatologia che è quella tibetana, la quale a sua volta è ormai spiegabile attraverso delle spiegazioni che ci vengono anche dalle neuroscienze, ma soprattutto in questo caso, in questo campo, dalla fisica quantistica, il concetto di coscienza non locale, per cui se la coscienza non dipende dal cervello, allora la mia coscienza è qui, ma può essere anche là. Certo. E dunque, e questa è una come dire, dei punti forti del corso di Eccel che tengo all'Università Popolare in Corde Scienzia, scritto Scientia alla latina, se andate a cercarla da qualche parte. I corsi sono cominciati, ma se avete voglia e vi interessa, vi potete aggiungere perché ogni seminario è un seminario a sé stante, un argomento che viene preso e trattato. Ecco, ne approfitto per dirvi, perché tanto poi se no mi dimentico, che quello proprio su come liberarsi dalla paura della morte ha inizio lunedì 17 gennaio e finisce mercoledì 19, però questo avviene Online. totalmente online dalle 18 alle 22. Quindi potete tranquillamente ancora iscrivervi perché l'aula è quasi infinita, no? E quindi non è un problema. Se questo argomento vi tocca, vi interessa, vi appassiona, ovviamente siete più che benvenuti. Detto questo, noi nelle dirette, così a parte queste chiacchierate con Anna, che tiene d'occhio attentamente le vostre domande, per cui se qualcuno ha delle domande, ovviamente è dedicata a voi questa serata, quindi dateci dentro. Io parto da una domanda che ha un po' ispirato questa serata. E che viene da una delle persone che fa parte della chat SOS per chi resta e che fa anche parte di una delle chat secondarie. E questa persona mi chiede di parlare delle morti improvvise, non tanto
quello che noi sentiamo, come dicevamo prima con Anna, no? Il prepararsi, non prepararsi, non tanto rispetto a noi stessi, quanto che cosa accade in una morte improvvisa. La domanda mi viene fatta perché in precedenti collegamenti avevamo esplorato un pochino che cosa accade, secondo la tanatologia tibetana, in una morte tout court, cioè una morte che avviene nei tempi, come dire, che la rendono osservabile e visibile, no? Ebbene, quello che avviene nella morte, che ha poco tempo per avvenire, che sia, voglio dire, un colpo piuttosto che un camion che ti passa sopra e ti stira, in tutti i casi è una morte brevissima e avvengono esattamente le stesse cose, ci dice la tanatologia tibetana. C'è la scienza della morte e del morire che il Tibet ha maturato in migliaia di anni, perché quella che riguarda di più il buddismo tibetano ovviamente fa capolino intorno all'anno 800, quando il buddismo si insedia in Tibet, ma ben prima già esisteva una tanatologia che è simile, anche se non è ovviamente uguale. Ed è quella La più l'etnia antica, fede, oh è la sì, più antica, è la più antica. E 17.000 anni fa, mi pare. loro si autocontano gli anni, no? In base a tutta una serie di conti loro, che io tendo a prendere sempre per buoni, e poi vi dico perché li prendo per buoni, parlano di 16.000 anni fa. Tendo a prenderli per buoni perché dall'altra parte del pianeta c'è un altro popolo che si dice essere antico di 15.000 o 16.000 anni, adesso 15.000 se non sbaglio, e sono gli amerindiani in generale, no? E uno dice come fanno a dirsi antichi, così antichi che non hanno il linguaggio scritto, anche per i Bon è lo stesso discorso, come non c'è linguaggio scritto, non c'è testimonianza, eccetera. Però chi fa questi discorsi sono ovviamente gli antropologi occidentali di oggi, che vanno in cerca di segni di conferma, ma queste antiche civiltà non hanno bisogno di segni di conferma perché ce li hanno interiori. Per esempio, gli amerindiani hanno i maestri, chiamiamoli così, così come c'è l'uomo medicina, c'è anche l'uomo dei canti, che è anche l'uomo della storia, no? È colui che detiene, il detentore della storia della tribù. Per esempio, presso i Lakota Sioux hanno tre sotto tribù, se vogliamo dire la nazione Sioux, e poi tre sottonazioni, Lakota, Dakota, Nakota, sono tre. Allora, i Lakota con le L, ho avuto la ventura meravigliosa di conoscere uno straordinario uomo medicina che era anche il detentore della storia, dei canti. Lui diceva: noi abbiamo un canto che ci viene rivelato ogni 100 anni. Io ne conosco 150. Cioè lui conosceva dal primo canto. Allora, quanti anni sono secondo voi? 150, aggiungete ancora due zeri. Lui aveva 15.000 anni di storia nella memoria, attraverso i canti rivelati da questa figura mitica che appariva ogni 100 anni. La donna vitello di bufalo bianco, ok? Questa traduzione brutta, traduzione letterale, ed era in grado di cantarli tutti. Allora, quando le grandi civiltà, no, si misurano con i loro metri, beh, io mi tolgo il cappello, non sto a cercare di misurarle con i nostri metri, che sono ridicoli, perché noi siamo così giovani e così spocchiosi. Per certi versi.
No? Quindi vabbè, adesso Eh beh, abbiamo poi per. comunque nella ricerca ci sta sempre anche, no? Cioè, una finestra, cioè un'apertura, ecco, non c'è mai niente, no? Comunque di così, certo, ecco. Però sicuramente una posizione di apertura è quella che ci permette di andare oltre quelli che possono essere i nostri paradigmi, i nostri stereotipi, sicuramente sono Allora, salutari, ecco, per garantire un certamente, incontro con, esatto. certamente. Bisogna, secondo me bisogna rimanere sempre un po' aperti, no? Non Certo, chiudersi dentro certo. alle varie categorie. Ora, non so perché sono finita a parlarvi dei Sì. Lakota Sioux, che peraltro adoro. Parlavamo delle culture. Parlavamo sì, del fatto che appunto la cultura Bön è ancora più antica della cultura buddista che se n'è stata peraltro nell'anno 800 di questa nostra era, quindi insomma è vecchiottella anche lei. Parlavamo della tanatologia, E ecco, la che si rifà tanatologia, a la questa. descrizione di cosa avviene nel momento della morte e quando mai sarà questo momento della morte che non coincide mai con quello dell'Occidente, è contenuta anche nella tanatologia Bön, quindi con piccole, vi dicevo, piccole differenze che non ci disturbano, insomma, tutto sommato. E quindi abbiamo quello che accade in quel secondo, no, della morte improvvisa, è una sorta di concentrato, un po' come una fisarmonica che si stringe e in un attimo tutto avviene, che è quello che avviene anche nella morte che per noi è sufficientemente lenta da essere studiabile, osservabile, visibile, no? Quindi gli elementi, quando dico elementi, pensate vita subatomica, pensate elementi come nella medicina cinese, non pensate ad altro, gli elementi che ci compongono, quindi le caratteristiche subatomiche che si ritrovano in ogni nostro tessuto, ma anche nella nostra mente per certi versi, sotto varie forme, si dissolvono uno dietro l'altro, con essi si dissolvono i sensi, con essi si dissolvono i cosiddetti aggregati della coscienza, cioè quegli aspetti che fanno sì che, siccome noi ci mettiamo su un'etichetta con su scritto Daniela, io, no? Crediamo che ci sia un vero e proprio io, mentre è una sorta di accozzaglia più o meno armoniosa di elementi. Anche quello si dissolve pian piano nella morte. E poi ci sono delle dissoluzioni ancora più sottili che avvengono dopo che il respiro, così come noi lo conosciamo, è cessato. Tutta la stessa cosa avviene, ma talmente in fretta che ci dicono i testi e ci dicono alcuni maestri, può accadere che i contenuti della coscienza, che per un attimo rimangono nel contenitore, diciamo così, dopo si riaggregano subito e si costruiscono di nuovo un'entità coscienziale, privo ovviamente di un corpo fisico, no? Si Che ricompone, si ricompone. si ricompone e non capisce, non sa di essere morta, non sa di essere morta. Quindi l'accompagnamento post mortem che fa parte dell'accompagnamento che noi offriamo è molto importante. Insegniamo alle persone a farlo con i loro cari quando c'è stata una morte improvvisa e quindi noi veniamo chiamati subitissimo. Ovviamente, non è che ci chiamano tutti, non sanno neanche che esistiamo, la maggior parte delle persone, non siamo così famosi. Beh, noi stiamo dando un contributo a far conoscere. Sicuramente, sicuramente. Infatti, ci sono state molte, molte richieste che sono provenute proprio da queste dirette, dalle chat che ne conseguono, eccetera. E poi cerchiamo di essere presenti qui come anche altrove, insomma, perché poi è un po' come dire che se tu ti sei accorto che conosci una buona gelateria, ti viene voglia di invitarci gli amici. Se Certo. scopri che hai uno strumento che ti aiuta, aiuta te e aiuta i tuoi cari, Lo comunichi agli puoi altri. condividere naturalmente, no? Certo. Quindi questa è la motivazione un po' che ci ha spinte entrambe a farci queste dirette.
quindi in pratica è necessario. Sapete, mi viene in mente, poi dopo sto zitta perché magari nel frattempo c'è qualche domanda che io sono. No, vedo tanti, tanti, tanti saluti, tante persone che sono contente probabilmente anche di ritrovarci, anzi, da quello che scrivono, ecco, insomma. Sì, beh, Capisce se questo? poi c'è Grazie. domande, viva, insomma, se no. Approfittate se avete bisogno, se no noi stiamo su questo argomento che ci è Ancora un stato, pochino e poi ci salutiamo, ecco, se non ci sì, sono delle che ci è stato suggerito da, appunto, domande. È una persona che è da una nella persona del gruppo, della chat. Quindi le morti improvvise. Ecco, quindi stavamo dicendo intanto che ci andrebbe come dire, una certa educazione alla morte. Ecco. Capire che la morte fa parte della vita, ecco, che non è una cosa. Ecco. No, e poi aiutare i bambini anziché nascondere loro la morte, invece aiutarli a viverla in modo sereno. C'è stata una piccolina che abbiamo indirettamente accompagnato, cioè aiutando la sua mamma e la sua nonna ad accompagnarla, perché ha perso una figura molto importante della sua vita, no? Ma piccolina proprio questa bimba, mi pare che avesse 2 anni scarsi, quindi anche non poteva neanche troppo mettere le parole sulle emozioni. Ah, persino a un bimbo così piccolo si può spiegare la morte senza usare troppo le parole, usando fatti, cose, azioni. E si può insegnare una pratica a un bambino di quell'età e farla con questo bambino. Con la semplicità che i bambini hanno, che è straordinaria, no? A volte noi abbiamo bisogno di 8.000 spiegazioni, loro ta 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 hanno già capito tutto, perché in qualche modo non sono così strutturati ancora come noi culturalmente, e soprattutto a quell'età lì hanno ancora presenti Plasticità, le hanno anche molta plasticità. loro. Sì, e poi hanno ancora presenti come loro onde, le uniche onde che hanno, no? Le onde cerebrali, sono. Onde molto lente, basse, le stesse della meditazione profonda, quindi non c'è bisogno di condurceli, sono pronti. E Sì, sono già sintonizzati, ecco, si direbbe, quindi sono poi già su c'era quell'onda. questa piccolina che non parlando molto, quando voleva fare questo rito che si chiama POWA, che è il guidare la coscienza dal suo credersi goccia, al farle capire che non è mai stata goccia, ma è sempre stato oceano, tanto vale che lo diventi in quel momento, no? Anche lei poteva guidare la coscienza in questo modo e quando desiderava farlo, lo segnalava, lo segnalava. La nonna mi raccontava che, insomma, andava a prendere la foto di questa persona importante per lei nella famiglia, e poi indicava il suo cuoricino e poi col ditino in alto, e questo per lei voleva dire che era ora di fare questa cosa, che viveva come un gioco, ma con una semplicità tale per cui io veramente direi che gioco non Bellissima, bellissima, era, no? bellissima. E dunque, tornando alle nostre morti improvvise, mi viene voglia di farvi un esempio di una catastrofe di morte improvvise. Mi ricordo che quando ci fu l'11 settembre, il mio maestro, Sogyal Rinpoche, che ora non c'è più, è mancato da qualche anno, però all'epoca era molto, molto vivo e attivo, mandò il gruppo, cioè aveva un certo numero di allievi a New York, li mandò il più possibile vicino a Ground Zero, Sì. perché a tutti noi disse praticate da casa per aiutare queste coscienze, ma loro disse voi andate a praticare il più possibile a Ground Zero o nelle vicinanze, no? All'epoca era appena accaduta, dunque non si sapeva che non ci si poteva andare a Ground Zero naturalmente. Comunque chiese loro di avvicinarsi, pur essendo già nella stessa città, perché diceva chissà quanti contenuti coscienziali si Sono lì che riuniscono in una certo. sorta di coscienza senza un corpo naturalmente, che non si rende conto di che cosa sia accaduto. Quindi insomma è come andarglielo a spiegare, insomma, quando uno fa il POA. E Certo. quindi è molto importante poterlo fare quando, per esempio, capita, se uno ha imparato a fare il POA bene e capita di assistere, non so, a un incidente stradale mortale, è suo compito etico
fermarsi senza dire niente a nessuno, fermarsi a praticare. Quindi entrare in meditazione e da quella innestare questa pratica che guida il contenuto coscienziale a ricordarsi ciò che è davvero, ciò che è sempre stato e a diventare quello invece di ripartire per un altro giro di giostra, diciamo così. Come diceva Buon Terzani, un altro giro di giostra. Vorrei leggerti una domanda della nostra amica Valentina. Valentina Vivara che ci scrive: Buonasera, gentilmente, avrei una domanda. Nel processo di elaborazione del lutto, il tempo è utile solo se investito bene oppure aiuta in ogni caso, anche senza una progettualità? Ci scrive Valentina, perché 3 mesi fa ho avuto un lutto improvviso e inaspettato e non riesco a ricostruire la mia realtà, ma con il tempo peggioro invece che migliorare. Grazie mille. Quindi l'utilità del tempo, domanda molto molto interessante, grazie. Perché molti dicono, eh sì, con il tempo vedrai che le cose migliorano. La mia Ecco. risposta è no. Il tempo non è un fattore di per sé migliorante o peggiorante. Dipende. Dipende da chi fa che cosa durante quel tempo. Brava. Perché se io in quel tempo non faccio un percorso mio o con qualcuno di elaborazione della perdita, piano piano rimango prigioniero del dolore e sto dentro questo dolore. Alla fine questo dolore diventa lo schema delle mie sinapsi che maggiormente funzionano, diventa pervasivo. Quindi alla fine quel tempo non mi ha aiutato granché, come sembrerebbe essere il caso di Valentina, che io invito a raggiungerci su SOS per chi resta, e poi magari da lì Valentina incominciamo, se lo desidera, se lo desideri, non so se lei o del tu, un accompagnamento con i nostri volontari. Mi pare che sia appena entrata Valentina nel gruppo, se Ok. ricordo bene, adesso poi vado a vedere. Eh sì, perché io sono Comunque, Valentina ha fatto una domanda molto utile e sì. molto interessante, molto utile chissà per quanti, la sua realtà, il suo problema, insomma, da Perché affrontare. guarda, è veramente molto, questa cosa io la sento dire, sembra quasi che sia Ah, un... vedrai che con il tempo sì, cioè il tempo può aiutare se viene vissuto bene, usato bene, se no non aiuuta per niente, anzi cristallizza. Sì, Cristallizza molto, esattamente. ecco. Sto pensando ad una persona che per 7 anni aveva forse l'impressione che elaborando la perdita molto grave che aveva subita, temeva di separarsi dal dolore come se quel dolore fosse ancora l'unico filo, no? Che la Convinzione, vita. certo. E quando finalmente ha accettato, oltretutto un lutto molto difficile, traumatico, eccetera, quando ha accettato di cominciare un percorso di elaborazione, quei 7 anni di dolore, no? Poi dopo, visti dopo che era, cioè, ovviamente nessuno ha la bacchetta magica, nessuno ti restituisce la persona che non c'è più, no? Però puoi essere aiutato a trovare dentro di te delle risorse che sono tue e che non vedevi, perché sei talmente accecato dal dolore. Quindi il compito è questo, di aiutarti a trovare le tue risorse per rendere questo dolore vivibile, diciamo così, no? Oltretutto anche le persone non ci pensano, ma il tempo, ragazzi, può essere tutt'altro che un alleato certe volte. Se per esempio io ho una perdita oggi, ma dietro la mia perdita, questo lo vediamo accadere con una frequenza incredibile, no? La gente viene e ci parla della perdita di oggi. Alla domanda, ci sono altre perdite che hai in mente? Sì, e ti raccontano una perdita di magari quando erano ragazzini, bambini, e piangono, piangono più per quella perdita che per quella che ti stanno raccontando adesso. E lì capisci che occorre andare a ripescare quella perdita là che non è mai stata elaborata e chissà quante altre
Nel frattempo, e tra l'altro io parlo di perdite volutamente, non parlo solo di lutti, perché come ho spesso detto in queste dirette, il nostro cervello non fa tanto la differenza. Che si sia perduto una persona cara o un animale che fa parte veramente Sì, della... difatti è una domanda che c'è anche dei nostri, nostra amica che ha scritto, no? La stessa cosa anche per gli animali. Volevo dire, adesso poi affrontiamo anche quella degli animali, ma volevo dire che secondo me c'è anche un altro aspetto, no? Da considerare, che non so cosa ne pensi tu, Daniela, che il tempo quindi può avere una sua valenza e può essere positiva o negativa a seconda di come noi lo usiamo, delle scelte che facciamo, dei percorsi che intendiamo fare, perché poi c'è anche chi vuole fare il percorso di non fare un percorso e di rimanere statico, cristallizzato, no, sul proprio dolore. Ma ecco, cioè, secondo me la cosa interessante è anche capire che ognuno ha un suo tempo che è in virtù di quella che è la sua storia, no? Eh sì, Che ognuno ha un suo tempo, questa è ecco. una cosa che Il tempo vediamo non è uguale per tutti. nelle coppie, no? Che perdono un figlio. Perché ci sono statisticamente così tante separazioni nelle coppie dopo la perdita di un figlio? Che uno dice, ma dovrebbe essere una tragedia che li unisce, no? Invece non succede spesso questo, perché ciascuno di loro è dentro un dolore immenso, immenso, e gli sembra, no, che l'altro non lo riesca a condividere, che l'altro se ne freghi, che l'altro vada troppo lentamente, che vada troppo in fretta, che stia troppo chiuso, che stia troppo aperto, perché è la manifestazione e le modalità che ciascuno di noi può trovare, con o senza un aiuto, insomma, comunque, dentro di sé, sono diverse per ciascuno e sono diversi molto anche i tempi di elaborazione. Per cui occorre partire con questa apertura nei confronti dell'altro genitore, visto che sto facendo questo esempio, questa apertura, perché altrimenti dopo un po' ciascuno dei due entra nel giudizio di cosa l'altro fa o non fa. Sì, E anche se quello. il giudizio è dirompente, no? Sì, Non, anche cioè, la dinamica dell'elaborazione all'interno della coppia, anche lì, cioè, fa emergere questo aspetto. per C'è questo una. noi cerchiamo, nel limite del possibile, di considerare che anche quando parliamo di elaborazione del lutto, ma vi potrei dire anche quando accompagniamo le persone alla fine della vita, la persona alla fine della vita è come se fosse il centro di un mandala, ma non si può occuparsi solo di lei, bisogna occuparsi anche di quelli che stanno intorno, Entourage, i membri certo. della famiglia. E questo vale anche per il lutto, perché se da un lato una persona beneficia di un percorso, no, si vedrà la differenza. Il percorso l'aiuta, la fa camminare, la fa evolvere, e magari dietro c'è un altro membro della famiglia che è un suo caro, a cui vuole un bene enorme, che però la tira Certo. indietro per certi versi, no? Perché non ha le stesse risorse in quel momento, perché magari non le ha volute o perché non sono state offerte. Noi le offriamo sempre, ma non sempre vengono prese anche, no? Cioè tu offri poi. No, stavo pensando appunto nell'elaborazione del lutto e ripensavo alla domanda della nostra amica di prima, cioè quando tu ti trovi improvvisamente con una realtà totalmente scardinata, stravolta, rivoltata, ecco, probabilmente la nostra amica voleva anche chiederci questo, no? Come faccio, no? A rimettere insieme i pezzi di una realtà che è esplosa così improvvisamente, no? Davanti ai miei occhi ed è esplosa dentro di me, ecco, fuori e dentro, Non ecco. c'è una ricetta, non c'è una ricetta tipo mal di testa prendo l'aspirina. Noi partiamo sempre dall'ascolto profondo, perché quando entriamo in contatto con queste persone, anche se siamo dialoganti o anche se stiamo zitti, siamo sempre da uno stato meditativo. Noi sì. Quindi cogliamo da questo stato tante informazioni, incluse le informazioni empatiche,
ECHEL sta per Empathic Care of the End of Life, accompagnamento empatico della fine della vita. Poi la dicitura prosegue, ma non ci stava più nella sigla. È del lutto, virgola. Il tutto empaticamente, come dire, eticamente improntato alla compassione. Ecco, questa, se vogliamo, la La descrizione. filosofia generale, La ecco, filosofia quella generale, che ma mi ricordo. è breve e più di tanto non ci stava dentro. Dunque, non so più dove ero Quindi arrivata. il fatto di ritrovarsi di fronte a una realtà così stravolta, stavamo Noi parlando partiamo appunto di questo. dall'ascolto di queste persone e quindi poi piano piano, ascoltando, 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 emergono delle cose meravigliose di cui loro non sono per lo più consapevoli, che sono la loro resilienza personale. Hanno dentro delle forze, delle esperienze che hanno vissuto, alle quali sono sopravvissute, dalle quali hanno maturato delle capacità, eccetera. E pian piano partiamo da questo per aiutarli a venirne fuori. Nel frattempo offriamo loro qualcosa che è la nostra specificità, e che sono le pratiche meditative tibetane, non perché loro debbano imparare a meditare, ma se vogliono li guidiamo, così che non devono imparare. Quasi sempre dopo vogliono imparare, ma questa è un'altra storia, perché ovviamente sentono che hanno bisogno di poter fare da soli, perché noi stessi non vogliamo creare alcuna dipendenza, ma rendere queste persone il più possibile autonome, no? Anche se rimaniamo lì, cioè abbiamo delle chat che a volte rimangono lì non usate per mesi perché le persone fanno intanto le loro esperienze, i loro tentativi, provano a praticare, provano a non praticare, eccetera, però sanno che noi ci siamo e basta che ritornino nella chat dicendo ho bisogno di parlare con voi e noi immediatamente ci siamo nel giro di pochi giorni, tranne qualche caso in cui magari una persona arriva e siamo proprio pienissimi, deve aspettare un po' di più, ma siamo pronti e cerchiamo di essere gli stessi. Cerchiamo, perché ovviamente essendo volontari e anche noi essendo molto impermanenti come tutti gli altri, possiamo non permanere, ecco. Dunque, Gigliola ci chiede chi si cristallizza su questo enorme dolore, oltre ad essere devastante per se stessi e dannoso anche per l'anima che è andata oltre il velo, o no? Allora, per la coscienza che presumibilmente si è riconfigurata dopo la morte, accade questo che per almeno un primo tempo, soprattutto nelle prime settimane, notate che l'accompagnamento tibetano dura 49 giorni. Nelle prime settimane è molto rivolta al passato e quindi in un contatto stretto, coscienza non locale, anche la nostra è non locale, anche quell'altra, quindi contatto proprio. il contatto stretto e dunque io sono in un dolore da cui non esco, quello trasmetto a questa coscienza che per me è stato un mio caro e tuttora un mio caro perché continuo ad amarlo. Trasmetto questo e tant'è vero che alla domanda che quasi sempre a un bel momento ci capita di fare, che ma tu sei proprio sicuro che X vorrebbe questo stato per te? La risposta è sempre ah no, no, mi vorrebbe felice. Quindi Sappiamo cosa fare. lo sappiamo anche che il nostro stato già comunque in vita è già così, cioè anche alla fine della vita, noi quando lavoriamo con le persone che vivono accanto, intorno alla persona che muore, le addestriamo, le guidiamo a rimanere in uno stato di quiete, ma non una quiete perché ho represso la paura, la rabbia, eccetera. Uno stato di quiete proprio perché
gli aiutiamo a trovarlo questo stato, perché questo è il dono più bello che possono fare ad una persona cara che muore. È un modo per continuare ad amarla. È un modo per continuare ad amarla. Certo, Sì, ma anche nella morte, perché ormai è diventato uno slogan sì. per dire: se vuoi che muoia in pace, sii tu stesso pace. Allora potrei dire: se vuoi che in pace possa ritrovare l'unità con il tutto, no? Poi voi potete chiamarlo come volete, ciascuno di voi ha un suo credo, non ce l'ha, va sempre bene, noi ci adeguiamo sempre alle risorse degli altri, quindi anche alle loro convinzioni religiose, in assoluto rispetto di questo, e per quello che io uso dei termini molto neutri, così ciascuno di voi dopo si tradisce. Anche lì no, è la stessa cosa, se vuoi che sia in pace, sii tu stesso in pace. E quindi lo sforzo che uno fa per piano piano trasformare questo dolore in qualcosa di vivibile e in qualcosa persino di utile, magari non so, portando avanti un progetto di questa persona che non c'è più, una È cosa una che cosa bellissima. spesso può fare, no? Anche simbolicamente, perché voglio dire, se uno aveva un progetto faraonico, e beh, io che rimango non ho necessariamente gli stessi mezzi, le stesse capacità, le stesse relazioni, però lo posso fare a livello simbolico per certi versi, piccolo piccolo. Maria Grazia ci chiede. Poi c'è una lunga domanda che dopo leggiamo del nostro amico. In caso di morte, Maria Grazia ci chiede, in caso di morte improvvisa, quanto tempo ci vuole affinché chi ha lasciato il corpo si renda conto di essere passato oltre? Può dipendere anche dal grado evolutivo dello spirito di ciascuno? E anche dall'aiuto che questa coscienza può ricevere in quel momento dai suoi cari o da persone, come è accaduto appunto nel caso dell'11 settembre, un folto gruppo di meditanti che si sposta e fa solo quello, e Sì. fa solo quello. Quindi dipende da tante cose, non c'è un. Sì. Tra l'altro noi parliamo sempre di tempo, però nel momento in cui lasciamo il corpo, il tempo Non esiste è per la te. stessa cosa, È una no? Non. convenzione che appartiene a questa Sì, dimensione. esatto. Certo. Senti, ma io mi ricordo che mi raccontava la Mackenzie Rinpoche, insomma, che ci sono dei gruppi di monaci che vanno in diversi punti del pianeta. Per cercare a meditare, per appunto cercare di bilanciare le energie. Ecco, mi raccontava di queste pratiche anche. Probabilmente saranno nella sua scuola, magari, no? Ci sono tante scuole, Beh, tante. lui era della scuola dello Yundrumban. Ma sì, appunto ci sono tante scuole tibetane, quelle Bön, quello dello Yundun Bön, quello del buddismo tibetano, la quale a sua volta è E suddivisa poi in quattro scuole suddivisa, certo, principali sì. e quindi non. Senti, leggiamo una lunga domanda che ci ha Sì, fatto. posso solo fermarti prima di andare alla lunga Sì. domanda. Vedo che Laura scrive: la paura resta in questa coscienza. Io però non so a quale punto del nostro chiacchierare è stata La fatta. paura qui è dunque, Giacomo, io vedo, No, Laura, io vedo no, questo. io vedo Giacomo, allora aspetta, in caso di Alle morte, 22:12 Laura scrive: la paura resta in questa arrivo, coscienza. aspetta, Non so se è 22, aspetta un'affermazione la sua che arrivo, anch'io, o una alle domanda. 22:12, 6:13, sto arrivando, Sì. Allora, Laura, la paura resta in questa coscienza, sì? Laura, presumo risponde nella su. coscienza che è morta improvvisamente, e beh, dipende perché ci può essere una morte improvvisa, però molto tranquilla, molto, molto quieta, non necessariamente traumatica, no? Quindi io non so se magari adesso Laura, scusami, io forse ti rispondo anche a sproposito, ma perché non riesco più a ricordare. Cosa dicevo alle 22:12? Quindi non lo so, semmai riformula la domanda, noi intanto magari andiamo un pochino avanti.
La paura di morire, stavamo parlando, sto cercando anch'io di recuperare, probabilmente Ma non è stato, parlavamo della no, paura. non abbiamo parlato, perché cioè, No. forse questo più, difatti era un argomento, no, perché quello che parlavamo forse della, no, perché era già 22-12, no, del prepararsi, insomma, anche, Guarda, lo Laura, abbiamo detto all'inizio, sarà in comunque, ascolto, può lo rispondere. riscrive, esatto. Dunque, Antonio chiede, Secondo te la supponi durata che la della nostra durata vita della nostra vita è già stabilita, è tutto è scritto. esattamente questa? Grazie, esattamente. Ma dunque, io ho poca importanza perché sono assolutamente nessuno. Diciamo che secondo la visione, la tradizione tibetana, alla quale io faccio riferimento perché mi piacerebbe averne studiate tante altre, ma non mi basta una vita per studiarne una, che infatti continuo a trovare anche oggi, ho scoperto quante cose non sapevo e quindi è uno studio infinito, probabilmente finisco io prima di aver finito di studiarla, però Antonio, dal punto di vista, diciamo così, della tradizione tibetana buddista, noi non veniamo a questo mondo innocenti, nel senso che non c'è nessun peccato originale, però c'è il karma e il karma non è altro che l'insieme di quelle forze di manifestazione che noi ci portiamo appresso. Non perché ci sia un principio, un sé che si reincarna, non c'è questo assolutamente. Infatti si parla di rinascita. Non si parla di reincarnazione, e reincarnazione ha un senso completamente diverso nel buddismo tibetano. Non c'è un sé che si reincarna, però quando viene il momento della morte, i contenuti della coscienza, se aiutati o se sono in grado in quel momento, grazie alla pratica, di riconoscersi come il tutto, no? Come il campo quantico, potremmo dire noi utilizzando una terminologia occidentale, la cosa è risolta. Se invece questo non avviene, allora istante per istante, proprio come in questo momento, io non so che cosa dicevo alle 22:12 perché la mia mente è già morta milioni di volte da allora e si è ricostruita, sempre un po' diversa a seconda di quello che voi chiedevate, dall'espressione di Anna, delle cose che abbiamo detto, delle cose che io stesso ho detto, da quanta stanca sono, no? Quindi la mia mente è cambiata, quindi è morta istante per istante, istante per istante, si è creata simile a prima, con molti contenuti dentro, il che mi permette di avere un filo logico nel discorso, però anche diversa contemporaneamente. E dunque, Antonio, la durata della nostra vita può essere, come dire, in parte già contenuta all'interno del karma, cioè tutte le forze con cui questi nostri contenuti di coscienza a questo punto formano anche un corpo fisico. Nella visione tibetana è la coscienza che forma il corpo. Non c'è un corpo in attesa di una coscienza. E questa è una differenza. Forse è bene spiegarlo che è la visione tibetana, appunto. Sì, Se sì, le sì. persone, ecco, capiscano che La stiamo visione muovendo secondo quel tibetana è che la percorso. coscienza ha dei contenuti che desiderano talmente ardentemente un corpo che poi alla fine fanno parte di informazioni che quando incontrano le informazioni concomitanti giuste, in quel momento si forma il corpo, cioè il fenomeno cade sotto le nostre capacità di coglierlo. Ci va un corpo perché altrimenti noi abbiamo dei sensi molto ridicoli, quindi. Ed ecco che questo avviene. Quindi in questo senso nei contenuti coscienziali ci sono anche i condizionamenti, non solo delle cose buone, ma anche dei condizionamenti che possono far sì che poi insorgano delle difficoltà e a volte anche vite che finiscono molto, molto presto. Non necessariamente per questa coscienza è una cosa negativa. Magari in qualche modo è venuta a sanare un rapporto karmico difficile, dando amore, permettendo a quell'altra coscienza di darle amore. Non è sempre una cosa difficile per noi, certo, quando una persona muore all'improvviso, peggio ancora prematuramente,
per noi è molto dura, però dal punto di vista di quello che vi ho appena detto. Ecco, Valentina ci sta chiedendo le coscienze, ci richiede di nuovo sempre Valentina, le coscienze delle persone morte non soffrono per il distacco materiale da noi e dalle nostre vite, o siamo solo noi sopravvissuti a soffrire per loro? Beh, intanto ci sono sopravvissuti che ritengono che la coscienza, cioè se tu riesci a entrare in uno stato così profondo dove non senti più la separazione dal tutto, perché ti senti parte del tutto e questa coscienza è parte del tutto, non senti più questa separazione, questa sofferenza terribile di cui, alla quale stai facendo riferimento. Per quelli di noi che restano. Per una coscienza che se ne va, e beh, dipende sempre da come se ne va. Se ne va con un grande attaccamento per esempio, cose, persone, eventi, no? Allora si ricreerà una rinascita. Mi viene sempre in mente la storia del fantasma, del fantasma scozzese del Dalai Lama. Agli inizi, primi tempi, il Dalai Lama veniva a insegnare in Occidente e allora lui diceva che ci Raccontava, sono sì. le rinascite, no? E diceva che dopo 49 giorni, di solito se non ha funzionato il POA, e beh, avviene la rinascita da qualche parte, in qualche forma. E il nobile scozzese che si alza e dice: Ma che 49 giorni? La contessa Pincopallina sono 400 anni che ci si finisce nel castello Tutte le notti. tutte le notti, eccetera, no? E il Dalai Lama gli dice: Quella è una rinascita. Cioè si può rinascere come uno spirito insaziabile, diciamo, questa è una delle traduzioni tibetane di questo tipo di rinascita, dove non c'è un corpo di materia, però c'è una rinascita che è guidata dai desideri molto forti, o potrebbe essere anche da avversioni molto forti che non sono stati minimamente superati né in vita precedentemente, ahimè, neanche in morte. A proposito di morte, Raffaella ci chiede, Raffaella Gallo dice che cosa consiglia di fare con una persona in fin di vita che non vuole lasciare il corpo perché, nonostante sia anziana, non ha mai contemplato il fatto che tutti un giorno lasceremo il nostro corpo? Non posso dare un consiglio così perché l'accompagnamento empatico parte dall'ascolto di questa persona e quindi io non l'ho ascoltata e non la conosco. Qualche volta, e quindi non mi si prenda per qualcuno che dà un consiglio perché sarebbe proprio sbagliato e si possono fare guai in quel modo. Qualche volta però capita che la persona percepisce anche intorno a sé che gli altri non sono pronti a vederla andare. E si sente quasi una resistenza, no? A lasciarsi andare. Ora, nell'accompagnamento empatico c'è un momento in cui se noi sentiamo questo, se cogliamo questo dallo stato meditativo, incoraggiamo per esempio una figlia a dire alla madre: Senti, quando tu senti che le tue percezioni si allargano e le cose cambiano, non temere questo allargarsi di percezioni, ma vivitele con gioia e non ti preoccupare di noi. Quando è il momento, vai. L'uomo di cui vi parlavo all'inizio della serata aveva una moglie straordinaria. Alla fine della sua vita, lui era ancora capace di spiegare cosa vedeva, era molto lucido. E a un certo punto le dice: Vedo una porta che si apre. La moglie gli dice: Cosa c'è dietro? La luce. E lei gli ha detto: Vai. E Dai. lui è Dai. andato. Per cui ci sono delle storie così, no? Tutti questi anni di accompagnamento potrei raccontarvene
tante diverse, poi certamente ci sono quelle che mi rimangono più in mente. Sì. A proposito di questo discorso dei fini vita, Raffaella ci rifà un'altra domanda interessante. Lei dice: ma come si affronta il fine vita? È legato al karma? Cioè, in modo che, no? Interessante anche questa domanda. Lo Sì, ma ragazzi, il karma noi ce lo costruiamo in tanti costruiamo noi, anni, esatto. anche adesso. Un grandissimo Dipende, no? maestro che si chiamava Nyoshulken Rinpoche, che ha avuto l'immensa fortuna di avere più di una volta nei ritiri come insegnante, diceva: la mente volta all'esterno, smarrita nelle sue proiezioni, è il samsara, cioè questo mondo che conosciamo come mondo relativo, diciamo. La mente volta all'interno a contemplare la sua vera natura, il nirvana. Quindi Nirvana. istante per istante io posso scegliere. L'illuminazione, come dire, è per un certo verso una questione di istante per istante, cioè non vuol dire che se viviamo un istante di illuminazione siamo illuminati. Ma è un'esperienza che può capitare davvero a molti. Quindi istante per istante noi abbiamo il potere di scegliere. Ce l'abbiamo se usciamo dal meccanismo di reagire alle cose che accadono e incominciamo ad agire. Questa è la, come dire, dove c'è libero arbitrio non è quando io reagisco alla rabbia e faccio uno sbotto, no? Reagisco a una situazione con la rabbia, scusate. Quello non c'è nessuna libertà, anzi, i neuroscienziati ci dicono che percepiamo in quello stato solo il 10% del reale. Certo. Pensate alle scelte fatte da uno Sì, stato sì, sì, reale. sì, sì. E quindi. Allora, Graziella dice, forse la mia è una domanda banale e non pertinente, ma mi sono sempre chiesta quanto ha influenzato la religione, la Chiesa, rappresentando la morte di Cristo proprio come simbologia di morte e mai come resurrezione, un concetto che io capovolgerei. Beh, Quindi capovolgo. lei fa riferimento al fatto che, ad esempio, la Chiesa, la religione cattolica non contempla mai il concetto della reincarnazione, ecco. Non lo contempla, credo, dal Concilio di Nicea. Prima contemplava. Lo so, però E ma in questa realtà si apre. quanto al Cristo, l'immagine del Cristo in croce, che è un'immagine di dolore. Io preferisco personalmente quella del Cristo in gloria, no? Sì. Per cui possiamo anche scegliere cosa appendere alla parete, voglio dire. Che posso dire? Certo, possiamo scegliere. Questo è C'è una importante. persona che fa una lunga domanda, E non so se questa è quella che ti può volevo. imparare a prepararsi, è questo. Sì. La leggo io, leggi tu. Sì, certo, no, Vittorio. vai pure, vai pure. Vittorio dice: Daniela, si può imparare a prepararsi magari a quel momento vivendo la vita stessa e ogni suo momento trasformativo con autocoscienza e scusate, e autoconsapevolezza? Non Sì. potremmo, aspetta, quindi vabbè, facciamo Io questo. faccio la risposta rateale Allora, perché è la domanda. sì. Non potremmo iniziare nelle nostre società a insegnare che morire è in questa dimensione sin da subito? Già da Sì. quando nasciamo, magari invece di morte possiamo cambiare l'appellativo se serve a livello di questa dimensione, nasciamo almeno si aprirebbero, scusate, più coscienze non solo al passaggio della morte, ma anche a quello di questa vita. Se Forse tutto è è troppa possibile, fantasia. bisogna cominciare a farlo. I corsi ECEL fanno questo, non sono gli unici, eh. Sì. Dice, è quello di questa vita. Forse ho troppa fantasia, ma ho la netta sensazione che così proprio la vita in questa dimensione sarebbe forse un po' più gioiosa per tutti. È ammirevole il lavoro che svolgete perché per raccogliere le ombre degli altri e trasmutarle occorre una grande luce. Grazie, grazie, grazie a te, Vittorio. Grazie. In realtà un po' di esperienza, un po' di compassione, un po' di conoscenza, un bel cocktail, un po' di già si riesce a fare tanto. Già si riesce a fare tanto, guarda, perché qui non c'è nessuno di noi
che sia diventato chissà cosa, né un maestro, né una persona illuminata, no? Quindi non partiamo da quel punto così vantaggioso, però un po' di questo, un po' di quello, un po' di quell'altro, tre radici, l'albero è abbastanza stabile, insomma. Poi c'è una domanda, chi si C'è cristallizza? Alessandro che dice: vorrei sapere se ognuno merita la vita nella quale si rincarna. Perdonate la mia ignoranza, scrive, ma non è, cioè, è una bella domanda anche questa. Cioè, È una vorrei bella capire domanda. se Non la ognuno metterei sul piano del del meritato. merito, esatto, anch'io non metterei quello. Ognuno di noi Ognuno si ritrova ecco, la come vita che gli merito. serve per avanzare. Qualcuno di noi ha una vita che sembra una corsa d'ostacoli, quegli ostacoli sempre più alti e che compaiono sulla pista uno dopo l'altro, no? E altri un lungo fiume tranquillo. Perché? Perché dietro appunto ci sono le condizioni concomitanti della nostra vita che sono dettate dal nostro karma, cioè da tutte quelle forze. Pensate a questa cosa, guardate, per capire, a me questo aiuta per capire il karma, dunque lo uso anche per spiegarlo quando devo condividere con qualcuno. Questo straordinario scienziato che è Aspect, quando descrive che cos'è un fenomeno, dice un fenomeno che collassa dal campo quantico, quindi che cade sotto, Che diciamo, cade. i nostri sensi, cade sotto i sensi, non è che casca dal pero, cade Sì, sotto certo. i sensi, Lo diventa percepiamo, entra nella nostra nella percezione. nostra gamma percettiva. È il prodotto, istante per istante, occhio a questo istante per istante, perché in questo c'è la permanenza di ogni fenomeno, e quindi mio morire nell'istante stesso in cui parlo con voi. Muoio a me stessa di prima. È Certo. il prodotto, istante per istante, di tutte le incommensurabili forze dell'universo su quel prodotto, su quel fenomeno, istante per istante. Quindi tutto è continuamente mutevole, continuamente impermanente. Noi E siamo una morte viva, una viva morte. Eh? questi Noi infiniti eventi, siamo infinite morti, noi siamo. e anche queste infinite forze, no, sul fenomeno, questo determina, dove la parola determina va presa con le pinze, la vita di questo fenomeno. Allora, Ok. Miranda fa chiedere, ma buonasera, grazie per il supporto. Nel caso di suicidio è tutto più complesso? Sì. Eh sì, perché immaginate quest'essere così disperato, e quindi vi prego, non giudicate mai un suicida, perché non siete nella sua Brava. testa e nel suo cuore. È il segno della disperazione. E non cominciate a dirvi: ma io come ho fatto a non accorgermene che era così disperato? Perché no, ci sono delle disperazioni che non si manifestano, o che si manifestano in modi in cui noi ci sentiamo impotenti ad aiutare. Quindi, comunque, questa persona si toglie la vita, ma dice la tradizione tibetana, come tu vai via da questa parte, così ti risvegli dall'altra. Quindi io continuo a dire: se vuoi che muoia in pace, sii tu stesso pace. Ora è evidente che un suicida che muore in pace è una contraddizione nei termini. Allora abbiamo dall'altra parte una persona che si ricrea attraverso i contenuti coscienziali, che sono quelli di emozioni di tristezza, di paura, di rabbia, di impotenza, qualsiasi sia, si ricrea un universo di quel genere, ok? Allora è molto molto importante amarli molto e aiutarli molto e praticare molto per loro, moltissimo, subito, dal primo istante. La cosa più orrida che si potrebbe fare è di giudicarli. Dedicati. Brava. Non so se ho scandalizzato qualcuno, perché
No, Siamo no, no. comunque in un paese dove insomma, i suicidi non aveva, non so adesso perché non seguo proprio tutti i cambiamenti della religione cattolica, però non avevano diritto ad essere intera consacrata, non avevano diritto al funerale, io non lo so se queste cose ancora. Beh, c'è già stato un passaggio avanti, secondo me, che è quello dell'umana pietas, no? Uno. E poi non giudizio, ogni tanto io lo sento citare, quindi è Sì, importante. Già un passo avanti notevole, no? Questo rispetto a una volta. non giudizio, io vi darei anche attenzione all'autogiudizio, perché noi a volte crediamo di essere responsabili del suicidio dell'altro perché non siamo stati capaci di prevenirlo. E qui ho una delle mie storie di accompagnamento che casca fagiolo. Signora con figlio o figlia, non ricordo bene, suicida, ma che a sua volta, prima nel tempo, aveva tentato il suicidio, lei medesima. Era in preda a tutti i sensi di colpa, ma io non l'ho visto arrivare, non ho potuto prevenirlo, non ho saputo aiutarlo, eccetera, no? Io le ho chiesto una sola cosa, ma quando tu ti sei suicidata, poi non l'hai riuscito perché uno della famiglia l'ha salvata. Quando tu hai tentato il suicidio, dentro cosa c'era? Erano gli altri responsabili del tuo suicidio per qualche cosa che avevano detto o fatto, oppure omesso di dire o fare? E lei mi guarda e mi fa: no, assolutamente. Non c'entrano niente gli altri con l'impulso suicida. Ho detto ok, allora varrà anche per questo tuo figlio o figlia che si è suicidato. Cosa c'entri tu? E mi ricordo che è rimasta sbalordita, no? Perché si è accorta che si era dimenticata di qual era il suo stato di suicida. Ma come l'ha recuperato? Quando l'abbiamo recuperato in questo incontro di accompagnamento, immediatamente è cambiato il suo atteggiamento, immediatamente. Questa era una situazione, perché poi sappiamo che invece ci sono delle situazioni dove c'è, come dire, c'è anche un reato di istigazione al suicidio, no? Ecco, Un'altra storia. un'altra storia, ecco Questa è quella. un'altra storia. Di solito non incontriamo quelli che hanno istigato il suicidio, non vengono. Da noi perché li curiamo del lutto, incontriamo persone che amano molto, la persona che se n'è andata e hanno bisogno di una mano per venirne No, fuori. perché a volte, voglio dire, le parole sono pietre, E ecco, come? che inducono gli altri. Ecco. Giacomo ci scrive: la paura della morte non è sempre una costante per tutte le persone, alcune dicono di non averla. Quale può essere la spiegazione? L'esperienza. No? Per esempio, tutte le persone che hanno vissuto una NDE, Near Death Experience, un'esperienza di quasi morte, sia che l'abbiano vissuta e poi sono finite nelle statistiche dentro gli ospedali, no? Sia che l'abbiano vissuta per affari loro e non sono finite nelle statistiche, non hanno nessuna paura della morte. Non hanno paura della morte perché sono quelli che si sono visti magari una notte, si sono svegliati e si sono visti il corpo sotto e loro erano. E hanno anche vissuto delle condizioni bellissime, Hanno vissuto hanno un. anche vissuto delle belle esperienze, tanti, eh? Sì. Anzi, tanti dicono che non vogliono più ritornare, ecco, quando non avrebbero Sono voluto delle più esperienze di coscienza tornare. locale che sono a volte NDE. A volte out of body experience, a Viaggi fuori dal volte corpo, sì, a volte delle love. dilatazioni coscienziali, per cui tu sei qua nel tuo corpo e contemporaneamente percepisci, cogli ciò che avviene in un altro punto dell'universo. Chi ha fatto questa esperienza non ha paura della morte. Ha paura della sofferenza che viene con la morte, quello sì, come chiunque altro. Da qui l'importanza sempre di distinguere la paura della morte dalla paura della sofferenza e La proteggere sofferenza di morire la paura. fisicamente, certo.
La sofferenza diciamo. è la malattia, no? Che può venire, una malattia terminale, eccetera. Quindi lì va protetta la persona, chiaro. Sicuramente rimane quell'aspetto insuperabile, tra virgolette, nel senso che la morte è l'unica esperienza che non possiamo fare nella vita, se non un'esperienza di premorte. Quindi, come tutte le cose che noi non conosciamo, può ispirare paura. Noi abbiamo paura delle cose che non, le conosce, che noi, che non conosciamo. Se poi le conosciamo, se le sperimentiamo, abbiamo un vissuto totalmente diverso che non da. Tante volte, cioè, io vedo anche nei miei percorsi, cioè, quando chiedo come immagini la morte, che cosa vedi? Cioè, tante persone hanno proprio quella visione del buio, il buio spaventoso, ecco, del non sapere che cosa c'è dall'altra Anche parte. perché non sono state educate alla morte, quindi certo che c'è il buio, non sai cos'è, non abbiamo mai parlato, no? Certo, difatti ecco perché noi facciamo bene a fare quello che facciamo in questo Comunque è momento. vero che è l'unica esperienza che non puoi fare da vivo, Esatto, è l'unica esperienza che non possiamo però è fare da anche vivo. vero che nella tradizione tanatologica tibetana esistono per esempio degli yoga che Ah, okay. ti consentono la simulazione del momento della morte e proprio perché tu arrivi non impreparato ma preparato. E quindi tu sappia riconoscere tutto quello che accade dentro di te. Quindi il primo morente sicuro, cioè che voi diventiate o no accompagnatori della fine della vita, io vi garantisco che lo diventate nella misura in cui essendo nati morite e voi sarete magari l'unico morente che accompagnerete, ma vale la pena di Io prepararsi, insomma. direi, ho visto l'ora, cara Daniela, allora non vorrei approfittare troppo anche di me, che sono cotta, stracotta anch'io, ma io vorrei concludere con questa domanda di Maria Grazia che ci chiede, in caso di morte improvvisa, quanto tempo ci vuole affinché chi ha lasciato il corpo si renda conto di essere passato oltre? Può dipendere anche dal grado evolutivo dello spirito di ciascuno? Dipende anche da quanto aiutato è. Non c'è scritto da qualche parte. Questa è una domanda che riguarda il tempo. Dopo la morte, il tempo non c'è più. Quindi, quanto tempo ci mette, non c'è il tempo in quella dimensione. E più noi quello che possiamo dire è che più lo aiutiamo a realizzare quello che è accaduto, e più veloce sarà la sua capacità di proseguire, diciamo così, e di, magari anche di ritrovare la sua vera natura assoluta. Ci sono un sacco di altre domande, sai cosa si potrebbe Sì, fare? vedo. Possiamo raccoglierle e preparare e tenerle per la prossima volta. No, oppure semplicemente invitare tutte queste persone a entrare nella chat. E fare queste domande dentro la chat. Allora, nella chat abbiamo una regola che sembra una regola di assoluta disparità, ma però ve la spiego. Cioè io chiedo a tutti di fare le domande per iscritto e di consentirmi invece di dare delle risposte orali, perché a volte sono delle le domande per iscritto, io riesco a vederle anche quando sono in mezzo ad altre persone. Insomma, no? E mentre se devo ascoltare i vocali non ce la faccio. E poi ogni tot, non subito, magari non quel giorno stesso, ma appena c'ho un attimo, rispondo, magari raggruppando due o tre domande in un'unica risposta. E quindi rispondo oralmente. Ma chiedo a tutti di mantenere, come dire, questa sorta di patto, no? Per cui per favore scrivete e poi io, appena riesco, anche perché a volte sono risposte piuttosto multiformi, diciamo così, no? Con tanti dettagli, quindi ci dovrei passare un tempo folle per scriverle. Ok? Quindi vi aspetto sulla chat SOS. Adesso io vi sto mettendo, lo metto qua su. Mi senti Daniela? Sì, ecco. Sto mettendo perché per un attimo ti ho perso, quindi vi sto mettendo, l'ho appena messa adesso, la chat del gruppo WhatsApp nei commenti su Facebook e adesso lo vengo a mettere anche.
sulla diretta nostra di YouTube, va bene? Sì, Ecco. c'è solo una, a Laura a cui avevamo chiesto di precisare, sì, dice quando si ricompone la coscienza, diciamo così, Sì. si rifà, il contenuto si rifà un suo aspetto di unità fittizia, diciamo così, dopo la morte, se prova ancora paura, sì, nella morte di suicidio, così come nella morte rapida o nella morte lunga, se c'è stata un'emozione negativa, questa emozione negativa è esattamente quella con cui, come dire, ci si ritrova, perché è come una freccia da noi scoccata, no? E quindi questa da qualche parte, questa freccia deve andare a una forza, una di queste forze. Da qui l'importanza di essere quieti, di aiutare, di sciogliere le emozioni. Il nostro stato e la pratica del POA sono fatti per questo anche. Bene, cara Daniela, dunque io direi che potremmo dare appuntamento ai nostri amici alla prossima diretta di Sì, mi SOS. pare che non avevamo definito un salotto di Anna da qualche parte. O no, non ancora. Beh, Non ma ancora, ne lo abbiamo uno su un argomento, non era SOS. Per quanto riguarda la diretta di SOS, per chi resta, noi vi diamo appuntamento Sì. a febbraio, quindi il prossimo mese, sempre così all'inizio del mese di febbraio, potrebbe anche essere, ve lo confermiamo se per te va bene, Daniela, lunedì 7 febbraio. Sì, potrebbe. Al momento 7 febbraio per me va benissimo, quindi Ecco, allora lo confermiamo, lo lo confermiamo comunque perché è talmente lontano e qui viviamo tutti un giorno alla volta. No, noi ce lo mettiamo già in data, in scaletta, Io va l'ho bene. segnato in scaletta. Lunedì 7 febbraio, ecco, quindi se non ci sono 5:30. cambiamenti così improvvisi, manterremo, ecco, questa data. Quindi mi raccomando, anche tanto noi poi lo chiediamo, no, sempre nelle nostre chat, se avete domande proprio nelle vicinanze della diretta o anche adesso, insomma, volete mettere, le raccogliamo in modo che quando facciamo la diretta possiamo affrontare le tematiche che stanno a cuore a voi e che possono esservi di aiuto. Ok, voi adesso incominciate a spedirle, scusami, io non ho visto Anna se L'ho messo hai la messo chat, il link. Ok, perfetto. ho messo la chat sia su Facebook che su YouTube. Ok, e se vi fa piacere che avete piacere di iscrivervi a questo seminario del 17, 18 e 19 gennaio dell'Università Popolare in Cordescenzia, che tengo io su liberarsi dalla paura della morte, perché anche questo, è possibile. Possono venire sulla chat SOS per chi resta e quindi chiedere per Sì, l'iscrizione. possono chiedere lì, oppure se no, Oppure molto semplicemente possono andare sul sito. mettiamo il Se ce l'hai sito. a portata di mano puoi metterlo, sì, certamente. Lo scrivo subito. Nella pagina degli eventi trovate l'evento pronto, insomma, e nella pagina iniziale ci sono i due corsi che sono messi in atto per quest'anno. Uno è quello di Excel che è cominciato, ma nel quale potete salire a bordo quando volete. E lì trovate tutto, anche come iscriversi. Daniela, ti chiedo per gentilezza, lo mettiamo subito ai nostri amici il sito di riferimento per questo www. In corde scienze, aspetta perché lo vado mentre sono, ho paura di, sai cosa? Ho paura di che mi salti la connessione se vado a rivederlo. Va bene, me lo scrivo io adesso, va bene, non vi Dunque, in preoccupate. corde scienza, conscientia alla latina. Tutta Sì. un'unica parola, punto EU. E poi dopo il testo Punto EO. Va grande, bene. non è grande, capito? Lo trovate subito Sì, in corsi va bene. eccetera. E quindi Adesso ve lo scrivo. Va bene, adesso ve lo finisco. Chiudiamo la diretta e poi dopo ve lo metto nei commenti. Allora, Daniela, grazie come sempre. grazie a Ci te, grazie diamo appuntamento. Noi tanto a voi per il tempo. ci sentiamo prima.
Ringraziamo tutti quanti i nostri amici, sia di Facebook che di YouTube. Grazie per essere stati con noi. Non perdete il prossimo appuntamento, come abbiamo detto, lunedì 7 febbraio. Sempre che non succeda qualcosa di improvviso. Qualcuno, scusa, noto che dice meriterebbe maggiore approfondimento, eccetera, però guardate che ce ne sono tante di dirette che abbiamo fatto e ciascuna costituisce un po' l'approfondimento di quella prima o di quella dopo per certi versi, perché sono tematiche come quella di questa sera. E quindi magari se avete voglia di andare a vedere sul canale Sì. Di YouTube di Face Focus li trovate tutte, le dirette ci sono tutte, ma anche su Facebook, se anche su basta Facebook. entrare nella pagina di Focus su Facebook e mettere SOS per chi resta con Daniela Mugia e viene fuori, vengono fuori tutte le dirette, idem su YouTube, andate sulla pagina di YouTube Focus 3.0 Mistero della Vita, SOS per chi resta. Non c'è pericolo di equivocare e le potete vedere tutte quante, ecco. Quindi anzi è interessante magari andare a sentire, soprattutto anche per i nostri amici nuovi iscritti che magari si sono avvicinati da poco, ecco, a Focus, perché noi continuiamo a avere sempre tante persone che continuano a iscriversi ogni giorno e vi ringraziamo. Quindi grazie a nome anche di Enrico Valentini, cara Daniela, e grazie a tutti quanti voi. Grazie a Enrico e tutti. Ciao, buonanotte. Allora, vi